Buona giornata, fortuna e felicità con i tuoi cari. Oggi è una buona giornata per te, si prega di guardare il video per chiarimenti. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 4 febbraio 2021. Oroscopo Toro di oggi. Occhio puntato su bellezza e benessere. Giornata divisa in due, come la mela di Biancaneve, ma con un filo conduttore che, curiosamente, mette insieme le due metà. La mattina, infatti, seguite l'onda della luna bilancina nella vostra sesta casa, quella che non parla solo di lavoro, sempre impegnativo a metà settimana, ma anche di benessere, quindi cura del corpo e ferma attenzione alle regole, delle quali, oltretutto, il segno della bilancia si fa portavoce. Verso sera, però, la bianca signora cambia albergo, opponendosi al vostro segno e bisticciando col vostro astro guida Venere, che nel punto più alto del cielo inizia un'azione di protesta. Benessere sì, ma anche la bellezza reclama la sua parte. E se ancora l'amore non c'è, l'avvenenza non è certo l'unica garanzia d'incontro, ma ha la sua buona parte in gioco, perciò anche in questo inverno così malconcio, molto pantofolaio e quasi per nulla sociale, non dimenticatevi di coccolare il vostro corpo nutrendolo di quell'autostima di cui ha bisogno. Punto. Astro tarocco del giorno per Toro. 7 coppe rovesciato. La delusione per qualcosa ha preso o prenderà il sopravvento in voi, scarsa fiducia nelle vostre possibilità e capacità. Promesse che illudono, illusione, false speranze, persone che illudono. I single attraverseranno un periodo difficile, disincantati e delusi per le troppe inutili promesse e le speranze male riposte. Punto. Socievolezza, fascino. Un incontro romantico. Evita le azioni impulsive. Fai le cose con calma. Cerca di essere più riflessivo. Punto. Avrete ottime possibilità di assaporare il brivido della novità, perché sia in amore sia nelle amicizie sarete affascinati da esperienze fuori dal comune. Oggi potrebbero esserci degli intoppi burocratici che vi faranno rinviare progetti che avete avviato e a cui tenete particolarmente. Punto. L'amore ha qualche nota dolente proprio per il nervosismo scaturito da questi intoppi. Armatevi di pazienza e supererete anche questo momento di stasi in amore. Sorprese in arrivo. Punto. Poche speranze oggi di avere un chiarimento con un vostro conoscente. Sembra indifferente ad ogni vostra sollecitazione. Una delle cose più sbagliate che si possano fare è quello di fare passi più lunghi di quelli che le proprie gambe consentono. Punto punto punto. Oggi potreste essere tentati dal farli e trovarvi in situazioni complicate e imbarazzanti dalle quali potrebbe essere difficile uscire. Punto. Se state aspettando l'occasione giusta, ecco vela servita su un piatto d'argento. Una persona non è affatto sincera con te, cerca di fartene una ragione e di soprassedere. Un amico ti svelerà un segreto. Punto. In amore portate avanti le vostre idee e i vostri sogni, non sono poi così realistici come gli altri vorrebbero far credere. Avete bisogno soprattutto di credere in voi stessi, gli altri crederanno in voi se iniziate a farlo per primi. Punto. Prima di prendere una decisione in questo giorno, prova prima a considerare le conseguenze che avranno sulle persone intorno a te. Oggi ti stanno arrivando molte tentazioni, cibo e altre cose. Punto. A volte fai progetti eccessivamente surreali in cui non consideri te stesso e i tuoi limiti. I tempi duri sono davanti al lavoro, quindi qualsiasi tipo di aiuto è benvenuto. Giornata contrassegnata dal desiderio di riposo, di quiete, di bisogno di armonia all'interno del clan di appartenenza. Punto. Nettuno e Plutone, rispettivamente dai segni vostri fidati alleati dei Pesci e del Capricorno, favoriscono queste vostre tendenze e aspettative, specie se siete taurini della terza decade. Da tenere sotto controllo la forma fisica, specie da un punto di vista della dieta alimentare. Giove continua a guardarvi imbronciato e a farvi indulgere molto facilmente nei piaceri gastronomici, specialmente se festeggiate il vostro compleanno in maggio. Punto. Nell'ultimo periodo siete molto stressati e questo potrebbe riversarsi anche sull'amore. Cercate di evitarlo e di mantenere la calma il più possibile. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è difficile. Probabile che voi abbiate qualcosa da risolvere in ambito economico. Punto. Il segno del Toro ha una giornata particolarmente agitata oggi. Bisogna avere prudenza sia in amore che sul lavoro, perché reagire di pancia al primo ostacolo non sarebbe proprio ottimo. Punto.
ci sarà una certa inquietudine interiore in questa giornata. Anche per i Toro più tranquilli avere insicurezze sul futuro di certo non aiuta, ancora di più un segno di terra come questo, appunto. Oggi si preannuncia una giornata parecchio agitata. Cerca di avere più prudenza, sia in amore che sul lavoro, non reagire di pancia al più piccolo imprevisto o intralcio, punto. Anche i Toro più tranquilli trascorreranno la giornata con una certa inquietudine interiore. Non avere sicurezze future è motivo di grande malessere per tutti. Per voi, segno di terra, lo è ancora di più, punto. Cercate di andare avanti con il vostro lavoro, perché dovrete avere un vantaggio per i prossimi giorni. Incontrerete alcune difficoltà, che meriteranno maggiori riflessioni. Anticiparvi dei compiti, sarà la scelta più saggia, punto. Se invece perderete il vostro tempo, a criticare o a giudicare il lavoro altrui, non vi concentrerete abbastanza e finirete per ritrovarvi con molto lavoro accumulato sulle spalle. Evitate di creare troppa tensione, punto. Lavorate di buona lena come piace alla luna in sesta casa, ma poiché siete un segno creativo, diplomatico e socievole, sarà il contatto col pubblico o con i vostri colleghi il filo conduttore dell'attività odierna. Plutone, che contrasta la bianca signora, sostiene invece tutti coloro che per affari sono costretti a viaggiare. Gli incontri virtuali non bastano. Più complicato il pomeriggio quando la luna vi si oppone, lanciando nel contempo una quadratura al vostro astro guida Venere, segno che, anche se ce la mettete tutta, non raggiungerete i risultati sperati, punto. Amore ed Eros, l'amore vi picchia in testa, specie se lui o lei, sebbene innamoratissimo di voi, non ha il cuore libero o non intende liberarlo. Troppi sensi di colpa, complicazioni, grane finanziarie o legali lo tengono legato alla sua dolce metà. Ma sarà proprio vero o si tratta piuttosto di blandizie per tenere il piede in due scarpe, punto. Coccole stratosferiche dal quattro zampe, lui almeno non ha una doppia vita e non ha nulla da nascondervi. Se non il fatto che ha rubacchiato qualche crocchetta, punto. Trovate la quadratura del cerchio in un problema che vi teneva sotto pressione con la vostra dolce metà. Ora, recuperata la tranquillità, potete dedicarvi ai vostri piaceri e alla ricerca del benessere con chi amate. Plutone nel segno del Capricorno vi rende lungimiranti e profondamente realisti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 16 al 18 del mese di maggio, punto. Lavoro e denaro, protagonista della mattinata, dove ce la mettete tutta per risolvere una situazione complessa, giocando d'astuzia e di diplomazia. Bene gli affari, purché conclusi entro mezzogiorno, punto punto punto. Gli astri nel pomeriggio cambieranno le carte in tavola e la disponibilità dell'interlocutore, che si farà di ora in ora più tignoso. Risultati dunque raggiunti solo a metà, cosa che per un perfezionista come voi equivale già ad una mezza sconfitta, punto. Vi godete il relax dopo il lavoro guardando un bel film classico. I generi preferiti dal Toro sono quelli della commedia brillante, romantica o del film storico, biografico, punto. Ideale per voi potrebbe essere The Marigold Hotel del 2011, diretto da John Madden e interpretato da Judi Dench, appartenente a un segno da voi molto apprezzato, il Sagittario, punto. Benessere, forma fisica più che discreta, ma se volete la salute perfetta, non resta che entrare nella macchina del tempo e tornare a quando avevate 15 anni. Fissati con la bellezza vi guardate ossessivamente allo specchio, punto. Importante mantenere ben oliato il sistema ormonale, con l'alimentazione giusta e gli stimoli adatti. Colore da indossare il rosa nelle tonalità più accese, ciclamino magari, il cui profumo ha oltretutto effetto afrodisiaco, punto. Per lei, nuovo taglio, nuovo colore, abito nuovo. La primavera è ancora lontana, ma i suoi richiami si fanno già sentire, punto. Per lui, giornata difficile per chi in contemporanea studia e lavora, ma la volontà tipica del vostro segno e l'ostinazione di chi l'accompagna vi porteranno comunque alla meta. Stringete i denti e tenete duro, punto. Colore delle emozioni, rosa pesca, punto. Barometro dell'umore, sereno, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto.
Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.